Passiamo al voto, chi è favorevole alzi la mano, grazie. Presenti 12. Favorevoli 12. Vi chiedo di votare le mie subito dell'atto, grazie, chi è favorevole alzi la mano. Favorevoli 12, grazie. Stasera il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024, un atto fondamentale, importante, e che ci mette finalmente a pari con l'anno finanziario e l'anno solare, cosa che fino a questo momento non abbiamo avuto. Cosa comporterà in termini pratici? Certamente sbloccherà i trasferimenti di parte statale che in assenza del bilancio dell'anno corrente sono stati bloccati dal Ministero. Questo ci comporterà di poter finalmente soddisfare i tanti creditori che il Comune ha per lavori eseguiti, per attività professionali rese, e quindi riusciremo a pagare quanti hanno fatto un servizio a Comune. Io sugli aspetti tecnici, magari chiedendo ospitalità a Gran Michele in un altro momento, daremo un'informazione più precisa rispetto all'equilibrio di bilancio, rispetto ai problemi che il bilancio crea. Non è che sul piano della capacità di intervento da parte dell'amministrazione cambierà molto, perché l'equilibrio di bilancio è fatto di entrate e uscite. Le entrate sono già conosciute, stabilite, ma anche le uscite, le spese correnti, qualche manutenzione. Certo, avremo bisogno di migliorare sicuramente le manutenzioni ordinarie. Vedremo. Riflettendo sui capitoli di questo bilancio, se riusciamo a recuperare qualche altra risorsa per migliorare questo aspetto dell'attività amministrativa. Per quanto riguarda invece l'atto in sé, io debbo ringraziare certamente tutti gli uffici comunali che hanno lavorato per arrivare a questo obiettivo, in primis la Ragioneria Generale, il consulente dottore Spinella e tutti gli altri uffici che ci hanno consentito in questi 3 anni di recuperare un ritardo che era decennale rispetto a quello che tecnicamente vengono chiamati residui attivi. Io non vorrei tediare gli ascoltatori, ma i residui attivi sono dei crediti che il Comune vanta e che non ha riscosso. Bene, questi crediti, molti dei quali ormai inesigibili per quanto riguarda prescrizioni, per quanto riguarda iscrizioni in bilancio non corrette, eccetera, ce li siamo trascinati per troppi anni, facendo sì che, fatemi passare il termine, ogni anno il bilancio del Comune era un bilancio non veritiero, cioè non reale, non rispondente a quello che in effetti era. Allora, uno dei problemi seri che abbiamo affrontato e che ci ha creato e ci creerà negli anni anche a seguire dei problemi è proprio la pulizia dei residui, togliere cioè tutti quei crediti che il Comune pensa di avere, pensa di poter riscuotere, ma che non riscuoterà mai. Detto questo, questo comporta un accantonamento anno dopo anno per coprire la differenza fra entrate e uscite di residui di circa 300.000 euro annui. Capite bene che togliere dal bilancio 300.000 euro a copertura di un mancato credito in entrata significa togliere 300.000 euro dalle spese correnti e quindi anche dalle manutenzioni. Questa per dirne una, ma magari dedicheremo una trasmissione, se riterrà Gran Michele U di fare una trasmissione su questo argomento, su questi argomenti. Io debbo nei ringraziamenti ringraziare il Consiglio Comunale che stasera in maniera unanime
ha approvato il bilancio di previsione 2024, devo dire con la partecipazione di una parte dell'opposizione, oltre che dei consiglieri di maggioranza, anche della consigliera Angusa e del consigliere Marino, che pur essendo in una posizione, come dire, non di maggioranza, hanno contribuito all'approvazione di quest'atto. Il Consiglio Comunale questa sera ha approvato il bilancio di previsione. Dopo esattamente 1.065 giorni il Comune di Gran Michele è in regola con i documenti contabili. Sembrava un qualcosa di difficile, perché questa amministrazione, quando si è insediata, conosceva in parte quelle che erano le difficoltà dell'ente, conosceva in parte quelle che erano i ritardi nell'approvazione degli atti e nei documenti finanziari. Ahinoi, in questi anni abbiamo dovuto recuperare il tempo perso, abbiamo dovuto dire tanti no, abbiamo dovuto, come dire, anche lavorare in sordina e in silenzio per cercare di arrivare a questo grande obiettivo. Questo, come dire, è un successo per tutta Gran Michele, perché noi oggi riusciremo, come dire, quantomeno a tamponare le problematiche nei confronti dei fornitori. Il Comune di Gran Michele ha dei debiti molto importanti nei confronti dei fornitori del Comune di Gran Michele, che erano debiti che non potevano essere onorati a causa del fatto che i trasferimenti erano bloccati proprio per l'assenza dei documenti finanziari in regola. Adesso questo verrà, come dire, risolto, perché riceveremo i trasferimenti dovuti, essendo in regola con i documenti, perché il bilancio 2024 era l'ultimo atto che per quest'anno non ci permetteva di raggiungere questo obiettivo. Sono molto contento, proprio perché abbiamo evitato anche situazioni catastrofiche tipo i dissesti. Vediamo il Calatino, che è pieno di comuni che purtroppo cadono in questa brutta situazione, che è una brutta situazione che non permette poi all'ente di poter lavorare per bene in maniera efficiente. Come diceva il sindaco, è un bilancio dalle maglie strette. È un bilancio dalle maglie strette, però, che ci permette di poter lavorare e programmare, purtroppo in ritardo, perché siamo a legislatura, più di metà di legislatura è andata via. Però siamo fiduciosi, perché potremo programmare per bene tutto quello che non abbiamo potuto fare fino ad oggi. Stasera in Consiglio Comunale abbiamo approvato il bilancio di previsione, che ci consente di mettere finalmente il Comune di Gran Michele in regola con tutti i documenti finanziari. È una delibera importante, un'approvazione importante. Importante perché consentirà di fare pervenire finanziamenti che sinora sono stati bloccati, perché consentirà magari di rispondere alle esigenze dei cittadini. Certo, non ci possiamo aspettare miracoli, certo la situazione non è idilliaca, abbiamo un bilancio che è in equilibrio, ma che si regge con non poche difficoltà, tanto che il tempo che ha portato all'approvazione è stato motivato da tanto lavoro, da un riaccertamento dei residui che è stato molto faticoso, ma che finalmente consegna alla città un bilancio reale, quindi effettivo, su cui poter pensare al futuro della città. Il sindaco ha usato in Consiglio Comunale parole di grande equilibrio, non possiamo aspettarci miracoli, Gran Michele non risorgerà all'improvviso, però certamente quest'atto è importante per la città e ci consentirà di poter guardare avanti e di programmare per la prima volta nell'esperienza di questa amministrazione comunale, perché sinora questa amministrazione comunale non ha potuto programmare alcunché. Il bilancio è stato approvato da 12 consiglieri, da tutti e 12 consiglieri in aula. Questo è significativo e ho apprezzato la scelta anche di responsabilità fatta da tutti i consiglieri comunali. Ho detto in aula che ho un rammarico, che è l'assenza di una forza politica che manca per due consigli comunali consecutivi, che è mancata lo scorso consiglio comunale in occasione dell'approvazione del consuntivo e mancata anche stasera. È un peccato non avere un confronto, è un peccato non potere approfondire insieme alle altre forze politiche per costruire meglio e per lavorare meglio per la città.
auspichiamo che le cose cambino, che siano diverse. Qualcuno ha detto che oggi dovrebbe essere grande festa. È sicuramente festa, è sicuramente un risultato importante per questa amministrazione e quindi guardiamo con fiducia a questo futuro.